Nel Cinquecento l'Europa si autodefinisce Mundus Furiosus, la scoperta delle Americhe, l'invenzione di nuove religioni protestanti, scoperte scientifiche, Copernico, la stampa che era l'internet di allora. Grandi cambiamenti anche politici, nascono gli stati-nazione, gli stati-impero, il 600 e il secolo che viene dopo, ancora il secolo di crisi generale. Noi viviamo una fase ugualmente di crisi furiosa, allora ci ha messo due secoli, adesso due decadi, 20 anni. Basta vedere com'era il mondo 20 anni fa e com'è adesso. 20 anni fa non c'era la globalizzazione, l'euro, internet, le migrazioni. Adesso tutto di colpo. E la crisi dell'Europa è il passaggio finale di un mondo che è diventato e sta diventando complicato e furioso.